Talmente sfigato che anche adesso sono dietro a due Mercedes. Perez sta correndo con la sua o con quella che ha rubato nel parcheggio qua fuori del circuito? Salve a tutti ragazzi, questa pista mi fa schifo. Benvenuti, bentornati, anzi, a bordo della Ferrari. Dopo l'evento dell'altra volta che vi è piaciuto, non me l'aspettavo, mi avete detto di farli vedere. Va bene ragazzi, vediamo il prossimo evento quando e quale sarà, semmai facciamo anche quello. Intanto torniamo in campionato, abbiamo il Numaker a bordo della Ferrari. Ovviamente io sono sempre lo stronzo dei primi, cioè il quarto. Stessa cosa, Vettel, Hamilton, Bottas e poi Numaker. Sempre con questo cazzo di mezzo secondo, che cioè nel senso io sono il primo di quelli lontani, perché loro tre sono vicini e non ce la faccio a fare quel mezzo secondo di step. Speriamo che in futuro, insomma, riusciamo meglio. Comunque questa pista veramente io la odio, cioè proprio non mi piace, non riesco neanche a farla bene. Comunque non perdiamoci d'animo, perché tanto abbiamo sempre il tastino magico per parlare con Alex e dissipare il nervoso. Andiamo. Occhio ragazzi, una buona partenza, è già mezza gara e qua non è facile perché c'è quel cazzo di salitone qua in fondo. È partito male Hamilton, guardate Bottas. Le Red Bull. Ci riprendiamo la posizione. Attenzione, anche qua dentro. Di prepotenza, chi è che mi ha bussato qua? Oh. Collisione con Hamilton, tua sorella, ero davantissimo, non ho neanche visto. Attenzione, entrata in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo, riceverai una penalità. Lo so come funziona. Vabbè ragazzi, allora magra, perché qua la macchina consuma di più di solito. Quello andasse dove gli pare, tanto mo ci dobbiamo ricompattare tutti. Intanto scaldatina di gomme, dureranno un po' di più e ci vediamo quando la safety car si leva dalle balle. Comunque Bottas Macher, quindi quelli che alla fine erano più indietro, la seconda fila si ritrova praticamente ad essere la prima. Ci vediamo. Buongiorno. Talmente sfigato che anche adesso sono dietro a due Mercedes. Questo eccoci. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Sì. Eccolo. Adesso siamo partiti. Bandiera verde. Mamma mia. Dai ragazzi, cerchiamo di stare con Bottas. Dai. Mamma mia. Sei a tre giri oltre il target di carburante, inizia a consumarlo. Vabbè, c'è stata la safety car, non rompere. Adesso lo sparo, tranquillo. Mi servirà per stare dietro a Valterino. Non gira sta Ferrari, perché? Che assetto di merda. Tra l'altro non vorrei dire, ma c'è Sergio Perez dietro. E come si avvicinano sul dritto? Che problemi ha la mia macchina? Qualcuno ha avvistato Fernando con un motore Ferrari in spalla, deve essere il mio. E infatti Bottas è andato. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box, quindi il distacco dal tuo compagno è 10,7 secondi. Ma come un matto Bottas. Troppo. Poi figurati adesso con Hamilton, non ho capito se Hamilton alla fine è totalmente fuori dalla gara o no. Sinceramente non sono riuscito a capirlo. Però Perez non viene a prenderci. Sono andato lungo, mannaggia ad Alex. Non so se rientrare ai box a questo giro.
perché tu sei stronzo. Bottas sta continuando a girare, lo faccio anch'io. Tanto con la safety car le gomme sono nuove ancora, Cazzo quanto si sono avvicinati. Sarà colpa di quel lungo che ho fatto prima lì. Perez, non male, a podio. Perez sta correndo con la sua o con quella che ha rubato nel parcheggio qua fuori del circuito? Dai, 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 abbiamo dato un po' in questo settore a Perez. Ancora lungo qua. È importantissimo questo settore perché si esce qua a cannone e ci si mette qua dove la nostra Ferrari non ha tanta velocità, ragazzi. Purtroppo ho notato questa cosa. Guarda, guarda come stringe sul rettilineo Perez. Mamma mia, non possiamo assolutamente permetterci allora di arrivare con uno dietro. Stavolta mi hanno rilanciato subito in pista, dai. Sebastian è appena entrato nella corsia. Mamma mia, è dietro, Vettel. Gomme soft. E adesso bisogna martellare, ragazzi, Proprio are. Troveremo forse un po' di traffico, di gente che fa la strategia opposta. Mettiamoci a darci dentro seri, che possiamo conquistarci un bel podio finalmente, un bel secondo posto. Potresti dirmi dove è Sebastian? Quante macchine davanti si devono fermare e cosa ha fatto il Chelsea? Dai, andiamoci con un po' di sci adesso. Possiamo fare meno schifo su sto rettilineo, che veramente... Ma sarà l'assetto, ragazzi. Però è un po' sbagliato per questa pista, perché qua alla fine si corre. Adesso Pasqualino purtroppo ci rallenterà un po'. Ok, vai box. Fa anche il rumore quando si apre l'ala dietro. Senti che bordello. Distacco dall'auto dietro 3,9 secondi. Ah, hai imparato a dirmi anche da chi allora. L'altra volta me lo davi e basta, dovevo interpretare io che cazzo stavi dicendo. Ah, ok, ragazzi, siamo tornati come prima, però... Attenzione perché... Eravamo molto più vicini con Perez, prima della sosta. Anche con Bottas. Però vabbè, dettagli. Su Perez abbiamo guadagnato. Siamo di nuovo secondi. Non male per una pista che mi fa cagare. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Davvero? Ora? Ma va. È una informazione precedente questa. Bottas è già rientrato alla grande. Ok, ragazzi, allora in sostanza basta non farsi riprendere da Sergio Perez. Il nu dei tempi d'oro ce la faceva a farci recuperare 7 secondi in 6 giri, ve lo dico. Però dai, forse adesso siamo un po' migliorati. A parte che come al solito freno tantissimo. Lì possiamo andare anche più profondi. Quel paletto che ce l'ha sul cordolo interno pure ce lo portiamo a casa, ragazzi. Vedrete prima della fine.
sono le buche qua sul rettilineo, mamma mia. Vi giuro che non riesco a capire come si faccia sta curva che rientra, si arrotola su se stessa, mi dà un fastidio. Dai. Ok. Sempre Ducati col gas. Qua cattivi verso il secondo cordolo interno. E sta andando addirittura meglio di quanto pensassi, cioè nel senso, pensavo di fare un macello qua, perché la pista quando non mi piace è un problema serio. Però è andata bene, diciamo che la safety car e la buona partenza, poi il contatto con Hamilton, sinceramente ragazzi mi sento incolpevole. No further action, perché boh. Non c'è modo di colpevolizzare il povero Schumacher per l'eventuale, immagino, ritiro di Lewis Hamilton, che sicuramente avrà qualcosa da dire, però... Scusate, ma cos'è successo a Sebastian? Non è che è stato lui a prendersi con Hamilton, no, eh? Abbiamo fin troppo carburante, se vuoi passa al mix 3, mix 3. Va bene, ingrassiamo. Passiamo al mix 3. Visto che ce l'abbiamo. Oh, stavolta l'ho fatto proprio bene. Fuori, poi dentro e poi di nuovo fuori. Leva sta roba dalle palle. Tra l'altro abbiamo un leggero problema del motore. Ah, ecco perché forse non va tanto qui. Il motore è un po' usurato. Mi raccomando, arriva fino a fine gara. Macchina, che lungo. Attenzione perché c'è Grosjean dietro di me. Ma forse Perez si doveva fermare ancora? Chi va piano, va sano e va lontano. E fa secondo. No, ovviamente nelle gare di solito non funziona così. Diciamo che c'è andata bene. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. E che? Va bene. Ma hai detto tu di mettere la grassa? Sì che va bene. Però... L'ho preso io il paletto poi, nel giro precedente? No, dai, forse no. Penso che rimanga invariato su sta gente dietro il vantaggio, quindi bene. Vuol dire che riusciamo a tenerci al sicuro e non sto granché forzando. Anche perché ho paura che mi esploda il motore. È guasto. Oh! Ok. Quindi sono un po' conservativo. In controllo. Dobbiamo evitare la modalità carburante 3. Ma allora sei stronzo, me l'hai detto tu di metterla. Però c'hai ragione. Sei stronzo perché mi hai detto tu di metterla, però adesso la togliamo. Perché se veramente adesso mi incazzo. Rimettiamo 2. Carburante standard, tanto siamo al riparo. Dovremmo portarla al traguardo la macchina. E anche in seconda posizione. E siamo anche la prima Ferrari in pista.
e ci prendiamo una piccola rivincita sulla scorsa gara, che tra l'altro ci ha rovinato il traffico, va bene? Per non dire il box, perché in effetti è un po' ingeneroso. Però c'è da dire che questa seconda posizione arriva anche perché Vettel e Hamilton hanno avuto dei problemi, indubbiamente, perché sennò, ecco, visto come va Bottas, probabilmente andavano anche loro alla stessa maniera, ragazzi. E noi facciamo il solito Cenerentolo. Però Schumacher, zitto zitto, le sue cose le fa. Diamogli tempo, che arriva. Intanto, ultimo giro. Un po' noiosa sta gara, forse, vero? Però alla fine dobbiamo essere... Aia! E vabbè, ragazzi, oggi allora siamo l'orgoglio italiano. Spiace per Vettel, perché tanto non penso che ce lo andremo a lottare noi sto mondiale. Ho capito, Sta a vedere che ce l'ho buttato io, forse. Puoi vedere che non lo so. Ecco che Schumacher all'ultimo giro decide di far bene quella frenata e poi inchiavicare tutto qua, però vabbè, dai, per favore macchina, non esplodere adesso sul dritto, che qua si sta molto in tiro. Però non arriva al limitatore l'ottava, quindi alla fine il motore si conserva abbastanza. Affanculo. Che voi? Che è successo? Attenzione a cosa? Ah, un'auto, ok. Un doppiato fuori strada. Beh, meglio, non mi possono superare. È solo secondo, per forza. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Hai guidato davvero bene. Ma volevo fare i complimenti anche a Grosjean, però, che è arrivato sul podio con la Haas, la nostra vecchia Haas. Non vorrei dire, ma sul podio ci sono tutte e tre le scuderie, le uniche tre in cui ha corso Schumacher. Cioè, basta, è finita. Dai che abbiamo recuperato un po' su Vettel e un po' anche in squadra, perché qua rischiamo di farci buttare fuori. Però devono anche capire che un quarto posto ci può stare, non è che puoi odiarmi perché faccio quarto. C'è Vettel e le altre due Mercedes, non è che... Comunque dai ragazzi, buona gara, vedete, a volte è inaspettato. Dalla gara dalla quale non mi aspettavo niente è arrivato un ottimo secondo posto. Tra l'altro con Vettel abbiamo recuperato un po', lui è a 11 e noi a 9, sapete, nella rivalità. È una cazzata quella rivalità, perché non c'è, nel senso, vabbè, ovviamente io dico che è una cazzata soprattutto perché non la vincerò mai, allora mi devo difendere in qualche modo. Comunque ci vediamo nella prossima gara, anzi vediamo un attimo se ci sono eventi, non lo so. Sembra che una delle parti in fase di sviluppo abbia fallito i test. Ora è in sospeso, puoi far ripartire il lavoro dal tuo portatile. Ma perché? Ma come? Ma io? No, vabbè, quindi è andato tutto bene, diciamo, a parte uno. Vabbè. Allora, ragazzi, non c'è niente, non c'è sta nessun evento particolare. Penso che andremo direttamente, esatto, Bahrain. Quindi la prossima settimana ci vediamo in gara lì e speriamo che Schumacher sia in forma. Oggi non lo era, ma è andata bene. Prossima volta, tra l'altro, ragazzi, c'è un amico di voi che mi ha fatto una sorpresa per questo gioco. E quindi adesso non vi spoilerò niente, ma... potremo avere una bella figata da vedere nella prossima gara. Un abbraccio e alla prossima. Ciao ragazzi. Perché così? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.